Andrea, che ore sono? Io non ce l'ho. Tu? Neanche io. Andiamo a comprare due Rolex, va. Passione orologi. Ho visto sul canale di Nico questo video in cui racconti il mondo segreto di Dubai, cioè tipo la vendita di orologi veri, ok, ma anche finti. Sì, è un sottobosco che si trova, premesso che comprare orologi falsi è illegale, ho comunque documentato questo aspetto di Dubai. E oggi andremo a vedere sia la parte degli orologi veri, sia di quelli finti. Non vedo l'ora. Siamo appena arrivati al Gold Souk, dove mancavo veramente da anni, infatti è tutto completamente diverso. Prima era molto più caratteristico, adesso invece hanno costruito nuovi palazzi, hanno dato un po' una sistemata. Non ti dico che è simile magari a un City Walk o a una GBR, ma sicuramente molto più moderno e curato. Adesso però andiamo all'interno per vedere un po' se troveremo ancora chi vende gli orologi falsi. Allora, siamo appena arrivati, neanche il tempo di arrivare, il primo copy Rolex, yes, stiamo seguendo. Si mantiene... Oh, mi metto a farli pure io, cioè... si mantiene ovviamente a distanza. Quindi adesso ti portano e ci vediamo. Nel nostro caso... La nostra idea è quella di raccontare. In Daytona? Daytona almost, sì. Il moro che te lo vende a Padova te lo dà per 30 euro. Te lo sto scherzando, è più bello. Sorry? 30 euro? Amore, questi sono gli orologi. Sono quelli da donna. Which is the price for this one? This is different, different price, like dirhams. This price, but... Questi come sono fatti? Colori che non sono secondo me uno a uno, ma in realtà. Ok. Questi sono, fatti sempre da culo. Siamo andati praticamente alle mie spalle a sinistra, da dentro che c'è una stanzina segreta e c'è un... Mamma mia! 50, una sorta di buca dove viene nascosto tutto. Ciao Sean Selfie, vai parla. Masha sta facendo finta di interessarsi a dei profumi per permetterci di fare i video, perché sennò è altamente proibito. Esatto. Quindi comunque è bello perché tu entri, fanno tutti finta di niente, ci sono le telecamere ovunque e guardano sempre per evitare che arrivi qualcuno, perché non si può fare la roba che stiamo facendo, chiaramente. Infatti dovremmo scorrere tutti i volti, anche quello di Masha. Ma qualità com'era? Qualità pessima, non approvo, non è piaciuto. E poi ci ha fatto vedere due selezioni, serie B, inizialmente quelli più economici, 500 dirham chiedeva, 120 euro. E poi l'alta la qualità, opzione, esatto, seconda opzione 275, però erano trattabili evidentemente, cioè, 275 euro, cioè 1100 dirham, il doppio praticamente, però anche lì la qualità non era eccellente. No, ma poi i colori non erano reali, cioè mai visto dei colori così su questi orologi. 400. Questo ci sta, mi seguiva adesso chiedendomi se volevamo comprare delle scarpe di marca. Vuoi vedere degli altri orologi? Sì. Sono più corta. Ecco, ci sta provando a vedere degli altri orologi. In realtà noi non è che abbiamo fatto molto, siamo arrivati e ci hanno preso queste persone qua che ci guardano in degli angoli nascosti. Dopodiché entriamo dentro i negozi, ci sono telecamere ovunque. Qui stiamo entrando in un palazzo. Portano. Sono uguali. Do you have
Cos'è questo? È London, là. Do you have higher quality? Yeah. More higher quality? Yes. Old beer. Old beer. Old beer. Old beer. Old beer. Old beer. Perdere tempo, no. Come se, cioè, se ne avessero tanto. Cioè, poi... ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇത് അണ്ടിയ 30 യൂറോ ആയിട്ട് വാച്ചിന് വാച്ചെടുത്ത് അവിടെ ഒരു പെർഫ്യൂം എടുത്തിന് ഇവിടെ ഇവൻസിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നു. Questo si gira soltanto da una parte e non da tutte e due. Ma questo non è che fatto come un altro, scusa. Sono lei. Questo è orribile. Pronto? The other one is better than the one. Vai amore. Vai, parla. Ok. Amore, allora, questo qui è l'orologio simile a quello che hai tu. Ok? Ma è il suo dietro è fatto così? Questo qua è tutto silver. E lei ce l'ha oro e... argento e oro. Questo qua invece che dicevi che è il tuo? Il tuo non è fatto male. No, il blu è bello, ma cioè il blu è fatto malissimo, sì. Per il resto è carino. Ok. Fatto bene, ma il è troppo morbido questo? Anche. Ok, which is the price for this one? I make it best price. You select which one. How many pieces? Just two, one. You have the mark again? Ok. Yes. Allora, il peso differenza sostanziale tra i due. Ma uno è oro. Vuoi quello d'acciaio? Andremo un modica nuovo. Andremo un modica nuovo. Guarda, ti presto quello originale per fare il peso. Modica lì. Questo è quello. Dammi questo. Grazie. Così no, oltre a non confondere. Così è lo stesso peso. Allora, amore, questo qua... Ah, perché il tuo è oro. Which is the price for this one? Sì, pesa comunque un pelo meno. Sì. Lo spessore. La ghiera. Si muove bene. Dopo ridagli quello falso. Grazie. Era questo il tuo, giusto? Ora per piacere Andrea non chiedermi più di togliermi il mio perché mi da cioè sai passa di qua di là sparito. Hai video? No. Sure. No video, only picture. With this video but we stop. No, stop the video. No video. Anche just going out. Io sto ancora registrando quando diciamo sì. Ah, perfetto. Bella quella mossa. Sì. Spero solo non si sia spento, però che tengo a testa. No, lo vedo da qua, è acceso. Stai riprendendo però con quella attaccata al muro, eh? No, con l'altro. Come? Hello. They are all the same. We have seen this one. Which one you like? Daytona. Che esperienza! Cioè, solo con te si può vivere una roba così. Ce la siamo cavata comprando un profumo e una pashmina. Sì, dai. No, però è assurdo perché entri, cioè ti prendono, no? Prima ti fanno vedere il negozietto.
poi ti dicono guarda, il livello migliore è nel secondo negozietto, che in realtà inizia ad essere una sorta di appartamento nascosto. Poi no, ancora no, niente. Ci portano al terzo livello, che è dentro un appartamento nascosto con delle porte segrete. Esatto. Cioè come nei film. Livello Super Saiyan. Qualità, no. Qualità non qualità, eccelsa. Secondo me i modelli sono sempre gli stessi. Cercano di mascherarteli un po' per vedere che sono diversi. Ma allora, lato Rolex, che è l'unico modello che... cioè, l'abbiamo preso come riferimento, che, diciamo. Esatto, che posso, esatto, su cui posso avere un'idea. Ce n'era solo su tipo 40-50 orologi che abbiamo fatto, soltanto uno passabile, si avvicinava, sì. Ma non era comunque reale. Cioè, tra l'altro, con costi sufficientemente alti. Io ricordo quando avevamo chiesto l'altra volta per questa qualità, eravamo sui 120-150 dirham, in 30-40 euro. Adesso partivano da 5,50, poi magari con lo sconto arrivi a 400, ma è comunque quasi tre volte tanto. Sì, sì, è triplicato. Adesso ragazzi stiamo andando a recuperare l'auto e andiamo a vedere i Rolex veri. E anche a Dubai c'è traffico. Un traffico cengiacolare che mette famiglia contro famiglia. E siamo arrivati al Dubai Mall. Adesso iniziamo a parlare di Rolex veri. Sei felice che ci siamo arrivati? Sì, dai. Finalmente. Attesissimo questo momento. Speriamo ci siano degli orologi. Altro che prendere il sole. Questi sono i modelli disponibili. Molta poca roba, evidentemente. Il primo negozio della Rolex aveva pochissimi modelli a disposizione, ma ci stiamo dirigendo verso il secondo negozio qui del Dubai Mall, che è il flagship store della Rolex, il negozio della Rolex più grande al mondo, ovviamente qui a Dubai. Sono soltanto questi quattro modelli. Questo è quello. Io devo essere stato su un altro perché era fatto completamente diverso il negozio. Quello del Monovo di Emirates? Sicuramente. Vediamo. Ma la situazione sarà la stessa. Avevo chiesto, ho detto no. A Dubai c'è solo wishlist. Thank you very much, dear. Siamo appena usciti dal negozio della Rolex più grande al mondo e avevano pochissimi modelli, solo da donna, nessun modello da uomo. E anche la wishlist è solo per alcuni modelli di The Just, quindi c'è una penuria totale di orologi a disposizione. Ok, io sono venuto in vacanza per fare l'operatore, ragazzi. Esatto. Benvenuti. Sai che per oggi non compreremo Rolex né veri né falsi. Mannaggia. Ma assalamu.